Allora ragazzi, buongiorno, ho ricevuto il vostro video di compleanno. Non so bene come facciate sempre a ricordarvi di queste cose, dato che ho delle serie difficoltà io a sapere quando sono nato e soprattutto quanti anni ho. Quindi un grande complimento a voi che avete tutte queste scadenze nei vostri annuari. Mi ha fatto molto piacere, avete scritto delle frasi commoventi, molto sentite. E soprattutto avete scelto una musica bellissima, non so bene dove l'abbiate presa, ma funzionava molto bene nel sottofondo per quelle parole. A parte gli scherzi, ne approfitto per farvi una lezione, magari un pochettino diversa. Siamo qui con uno strumento per vedere, non di fare una lezione di storia della musica, ma partire dallo spunto che mi avete suggerito per fare una cosa che magari a scuola non avremmo potuto fare, dato che siamo qui ad aspettare che il tempo passi, possiamo dedicarci proprio a questo piccolo progetto. Intanto la musica che avete scelto, ripeto, a parte gli scherzi, è già un esempio abbastanza calzante di una cosa che ci terrei a dirvi, cioè di quanto la musica sia un metro di paragone molto particolare per capire altri ambiti dell'arte e anche della vita in un certo senso. Quel brano che avete messo si intitolava originariamente Benedetta ed era nato per pianoforte, solo per pianoforte. Erano pochissime note che avevo scritto per provare a, come dire, cercare di andare contro un po' a tutte le regole dell'armonia tradizionale. Dopo tanti anni di conservatorio, di studi, eccetera, di regole imposte, mi sono detto: proviamo a scrivere un brano fatto solo di errori. E ne ho scritti due o tre con quello spirito. Uno di questi era proprio quello che avete inserito. E il brano solo per pianoforte suonava più o meno in questo modo. Lo riconoscerete sotto la batteria. E ci sono, ripeto, tanti errori armonici che girano in queste poche note. Chi è esperto di musica li può rintracciare molto bene. È un po' come provare a prendere la grammatica italiana e scrivere un testo che vada un po' contro a tutte le regole della grammatica. A volte ci riuscite molto bene, però in quel caso è in modo involontario. Ed ecco perché allora serve un insegnante per mettervi sulla giusta via. Quando le regole sono apprese, allora è bello anche provare a distruggerle. Vi ricordate in seconda quando avevamo letto Petrarca? Avevamo detto che nel primo sonetto del Petrarca, nel canzoniere, c'era un erroraccio bruttissimo, un anacoluto terribile, dove i soggetti non concordavano. Ebbene, quello è proprio il caso, no? Quindi, leggendo quel primo sonetto del canzoniere, il lettore si blocca un secondo e dice: qua c'è qualcosa che non quadra. L'avrà fatto apposta, certo che l'ha fatto apposta, stiamo parlando di Petrarca in quel caso là. E quindi uno che non credo che abbia avuto dei problemi con la lingua. La stessa cosa si può fare con le altre discipline artistiche, no? Quindi con la musica, con la pittura, la scultura. Il bello è proprio a volte trasgredire la regola, però la regola bisogna conoscerla. Oltretutto, quel brano che avete messo di sottofondo, io l'ho ripreso perché, come vi ho detto, era nato per pianoforte solo. L'ho ripreso perché mi serviva per un progetto di musica elettronica insieme ad un poeta che un giorno magari andrete a leggere. E se fate caso, ho preso un brano libero, che è questo qua per pianoforte, e l'ho inserito sotto una base di batteria elettronica che ha un tempo molto scandito. Se fate proprio attenzione, e andrete avanti nell'ascolto, vi accorgerete che la batteria non coincide con quello che sta suonando il pianoforte, perché sono due tempi diversi. È come se stessero suonando due persone completamente differenti in due stanze diverse senza sapere cosa fa uno e cosa fa l'altro. Quindi non c'è solo un errore di armonia, ma c'è anche un errore di ritmica. Eppure, sentendolo magari per la prima volta, sì, si rimane un pochettino spiazzati, ma non suona poi così male. Questo per dirvi che tante volte ci sono dei pregiudizi nei
dietro agli ascolti, dietro all'arte, dietro alla poesia. Noi partiamo prevenuti tante volte nella lettura di certi grandi capolavori della storia dell'arte o nell'ascolto di musica, tra virgolette, classica, anche contemporanea, non tenendo conto che se tiriamo via tutti questi pregiudizi, apriamo le orecchie o apriamo gli occhi, forse potremmo capire molto di più, potremmo avvicinarci di più a certe opere della letteratura, della musica o della pittura. E questo è una cosa estremamente importante. E la musica, oltretutto, è un veicolo fondamentale per capire l'evoluzione di tante cose dal punto di vista artistico. Oggi, come avete suggerito voi, è il mio compleanno. I compleanni spesso sono scanditi da una canzoncina ricorrente e famosa che è Happy Birthday. Sono poche note, no? Che si possono suonare con un dito. Immaginate il grande artista che compone, viene in mente una melodia di questo tipo e se la trascrive e prova a suonarla. Questo è un principio, è il principio dell'arte ed è il principio che sta alla base di un po' tutte le arti. Anche Michelangelo, per affrescare la Cappella Sistina, avrà dovuto partire da niente, no? Da poche note, da pochi disegni, cartoni per abbozzare i visi, i volti, le espressioni, la muscolatura, la disposizione spaziale. La stessa cosa succede per la musica e per la poesia. Quante volte Leopardi ha buttato giù, ha riscritto, ha cancellato, ha corretto, Petrarca ci ha messo tutta la vita a rifare, no, il suo canzoniere. Allo stesso modo anche i compositori quando devono fare musica. Ma la musica nasce da poco, crescendo poi l'arte si sviluppa. Crescendo diventa qualcosa di più grande, di più importante, quindi si parte da poche note per aggiungerci quello che i grandi artisti vogliono suggerirci. Se si è veramente un grande artista, si riuscirà a comunicare molto, sia con poche note, come in questo caso, il motivetto diventa celebre, sia con una grande orchestra, e allora lì lo stesso motivetto acquisisce una forma completamente differente, ma l'arte deve evolversi, no? Quindi si parte da queste piccole cose qua e si cominciano ad aggiungere cose. Se si suona il motivetto con due dita, proviamo a farlo in Do, è più semplice, così è ridotto proprio ai minimi termini. Vedete che ho già aggiunto una nota in più ed acquisisce un carattere completamente differente. Semplicemente è stata un'unione, ho messo insieme le due cose. Pensate a livello storico, pensate alla musica a livello storico. Siamo partiti con una melodia e immaginiamo di essere nell'antichità, magari nel Medioevo, quando questi cori di monaci cantavano tutti all'unisono con una nota sola. Poi ci siamo stancati di cantare sempre con una nota sola e ne abbiamo aggiunte due. E nasce praticamente una sorta di piccola armonia, una piccola base armonica che sorregge tutto quanto. Ma è stata un'evoluzione. Di sicuro quelli che hanno sentito per la prima volta questa seconda versione hanno detto no, era meglio da prima, no, non siamo abituati a queste cose. Poi diventa la normalità. E allora da due note magari si passa a tre o a quattro, e col più l'armonia diventa più complicata. Diventa molto più complicata perché le voci aumentano. Ecco che nasce la polifonia e la storia, anche la storia della musica, sta andando avanti. Ci siamo spostati dal Medioevo, stiamo andando avanti verso il Rinascimento e poi quello che sarà la musica barocca, dove anche le melodie vengono fiorite esattamente come le parole nei testi. La letteratura barocca è una letteratura per tanti versi illeggibile, perché per dire una cosa, no, ci si mette un pomeriggio intero, no, a
complicare le cose, pensate anche le chiese come erano affrescate. La stessa cosa può succedere per la musica, con una sua forma, quindi le melodie possono crescere sempre di più. Ad un certo punto aumentare i fronzoli attorno alle parole, alle note e ai disegni. Quindi dal semplice cerchio si arriva alla spirale, a tante spirali, sempre di più, sempre di più. Questo è il barocco. E ad un certo punto cambia anche il modo di accompagnare le cose. Si può arrivare a un'altra struttura armonica che non sia sempre fissa, ecco che dalla polifonia si passa ad un'altra concezione. Vedete che è cambiato completamente lo stile, si può trasformare a valzer, ad esempio, quindi cambiando il metro, il tempo, non più in 4 ma in 3. Pezzo è sempre quello, però sta cambiando la struttura, si sperimenta sempre di più, finché ad un certo punto non ci si accontenterà più di avere solo quella melodia lì. Si vorrà anche provare ad aggiungere qualcosa di personale che vada oltre al semplice abbellimento a quello che mi è stato dato, cioè ad una struttura. Pensate a quello che è successo nella letteratura omerica, ad esempio. Siamo passati dall'Iliade e dall'Odissea all'Eneide. Tanti studenti quando in prima liceo leggono, o in quarta ginnasio leggono l'Eneide, dicono vabbè, è una copia dell'Iliade e dell'Odissea. Che sia una copia, questo è ancora tutto da vedere, sta di fatto che in ogni caso c'è stata un'evoluzione molto forte di questo tipo di pensiero che è partito proprio dal grande classico, lo ha modificato e l'ha trasformato in un nuovo capolavoro. Quindi, l'evoluzione fa sì che da qualche cosa di vecchio ne nasca qualche cosa di nuovo ed è quello che succede anche nelle variazioni. Quando io ho una struttura originale, non mi accontento più della struttura originale, mantengo la stessa base armonica e ci creo qualche cosa di nuovo, cioè comincio ad improvvisare. All'inizio di sicuro non mi verrà fuori niente. Non funziona. Non mi piace. Qualche cosa di nuovo, molto semplice, con un dito solo, all'inizio si parte da qua, ma ho fatto un'evoluzione di quello che era il pensiero originale. E da qua parte tutto un nuovo filone, che è quello delle variazioni, quello dell'improvvisazione e di un nuovo percorso culturale che porta molto molto lontano, improvvisare finché voglio su questi temi, su questi giochi. Si riconosce ancora lontanamente quello che è stato il tema originale, l'idea originale, ma attorno ho creato una grande variazione. Pensate a quello che vuol dire scrivere un tema, io ho un titolo solo, che è il mio soggetto, ma a seconda di chi mi sviluppa quel titolo, si creano 20, 30, 40 lavori completamente differenti, finché ad un certo punto neanche più quello è sufficiente, si arriva a quello di cui abbiamo parlato quest'anno, cioè alle avanguardie. Le avanguardie saranno quei movimenti artistici che scardineranno completamente tutti i canoni tradizionali dell'arte, riscrivendo, ed ecco che nascono i pregiudizi perché vengono sempre attaccate dal popolo, riscrivendo loro le regole. O facendo sì che dalla loro arte altri poi riscrivano le regole. Per cui i temi.
sistema è riconoscibile, ma non piace più. Perché? Perché ho creato una base armonica completamente differente. Quello che sarà poi la musica, non la musica, ma la poesia di Saba, di Montale e dei grandi del Novecento, Gatto, Luzi, tutto l'ermetismo, parte proprio di qui. Cioè, si vogliono cambiare completamente quelle regole che già Pascoli aveva capito che non potevano più funzionare per un certo tipo di poesia. Tutto questo, se applicato alle altre arti, vedete che funziona molto bene. Ed è qui proprio che si conclude un attimo questa chiacchierata che abbiamo fatto partendo dal compleanno. E si conclude ringraziando anche voi, cioè io devo ringraziare voi per quelli che sono stati questi anni, che purtroppo sono andati a finire in questo modo, nessuno se lo sarebbe mai aspettato, no? Di concludere il nostro percorso così. Però la storia ha voluto questo. E vi ringrazio, ci rivedremo naturalmente sui canali digitali per ora, spero presto, soprattutto dopo il 18 maggio, vedremo che cosa sarà successo, spero che ci possiamo rivedere anche da vivo come ai vecchi tempi e vi saluto caramente. Grazie ancora.